Oggi facciamo un dolce semplice e relativamente rapido per il primo anno del web TV Bimberi.tv. La mascotte già è nervosa, vediamo di fare una ricetta con calma. Adio. Il dolce è una charlotte ai lamponi. In questo periodo non si trovano frutti di bosco freschi, almeno provenienti da questa regione, e quindi abbiamo preso dei lamponi congelati. E facciamo i biscotti, quello è il bello del dolce, almeno di farsi la base di biscotti, sebbene chi vuole evidentemente può comprare direttamente dei savoiardi. Preriscaldiamo il forno a 220 gradi circa. Noi lo chiamiamo pan di Spagna, ma in realtà nelle pasticcerie il pan di Spagna è una genoise, una pasta genovese, ed è fatta a bagnomaria. Noi facciamo il pan di Spagna quello classico, senza lievito, non c'è bisogno, ed è fatto per separazione dei tuorli dagli albumi. Per questa ricetta di cui facciamo la base abbiamo bisogno di 200 g di farina, 8 uova, e 200 g di zucchero, quindi abbiamo lo stesso peso di zucchero in peso di farina. E abbiamo bisogno di una piccola strumentazione, una teglia che va dal forno, una teglia piatta, che possiamo sia praticamente imburrare e infarinare, sia usare come facciamo noi dei tappetini di silicone per pasticceria, oppure anche la carta da forno. I tappetini al silicone hanno una resistenza quando si mette sopra il biscotto a cuocere rimangono piatti, mentre invece con la carta bisogna sempre fare attenzione perché il movimento di sollevamento della tasca del pasticcere è sufficiente per sollevare la carta, quindi insomma richiede una certa perizia. Incominciamo. Le uova, noi abbiamo la fortuna che sono quelle della vicina e queste non sono di allevamento intensivo. E in breve diciamo che hanno 3 volte il gusto di quelli che si trovano in commercio. Scocciamo le uova per non rompere mai il tuorlo da una parte, i bianchi dall'altra. Se si usa una scodella si può isolare quella volta che nel caso gli albumi si sporcano di tuorli, ma qui è difficile che sia il caso perché le uova sono freschissime. Ora è chiaro che queste uova, come si può vedere dalla loro buccia, hanno solo un piccolo grande problema, in questo caso c'è la cottura, ovvero che con questa non pulizia esterna c'è il rischio appunto di qualche problemino. In questo caso però non è per l'uso crudo, come potrebbe essere la mousse di tiramisù, ma va in cottura, va a 200 gradi, quindi non ci dovrebbero essere problemi e non ne abbiamo mai avuti. Ok, quindi abbiamo i tuorli da una parte e i bianchi dall'altra. Adesso pesiamo i 200 grammi di farina. Passiamo al setaccio. Per quasi tutti i dolci leggeri occorre sempre setacciare la farina. Voilà, l'abbiamo pronta. Adesso ci pesiamo lo zucchero e sarà 100 grammi che mettiamo nei tuorli e mescoliamo subito. Occorre sempre mescolare subito quando si mette lo zucchero nei tuorli, perché se non si mescola subito si creano dei grumetti che non si formano più. Ecco,
Okay. E pesiamo poi gli altri 100 grammi che andiamo a utilizzare per montare gli albumi. Ora montiamo il frustino elettrico, mettiamo un pizzico di sale nei bianchi che facilita la montata. Cominciamo dentro. Aspettiamo che i bianchi comincino a sfumare. E poi piano piano cominciamo ad aggiungere lo zucchero. Completiamo la montata. La montata è fatta quando gli albumi montati disegnano bene e si può tirare su una massa così, fa questo filo che va a cadere, che sta in piedi, che torna su di sé. Va bene così. Con un frustino da casa non montano di più. Con delle planetarie da ristorante invece monta ancora di più. Adesso incorporiamo i bianchi nel tuorlo d'uovo che abbiamo solo frustato con lo zucchero. Si mescola piano, si gira dal basso verso il bordo e verso l'alto in modo di integrare senza perdere troppa aria. Sempre lo stesso movimento, che è la tecnica anche per fare le mousse, per incorporare la panna montata. Non è detto che il micio riesca appunto a starsene sulla sedia. Bloccato. Togliere sto micione che vuole fare lui l'impasto. Quando abbiamo quasi montato completamente i bianchi, li ripassiamo dove c'era il resto, i bianchi, perché poi è più facile incorporare la farina, la bacinella, questa comincia a essere piccola. Quindi abbiamo un frustino piccolissimo, ma ce la faremo. E cominciamo ad incorporare la farina. Spolveriamo sulla superficie. E con 4 giri diamo una prima mescolata. Non c'è bisogno adesso di averla perfettamente incorporata, perderebbe troppo il prodotto. Invece continuiamo a incorporarla e solo alla fine mescoleremo fino a che non vediamo più la farina. Sempre quindi con questo movimento che taglia, gratta un po' sul fondo, nello stesso tempo gira, è quello che conserva il meglio l'aria della montata degli albumi, perché è quella unita all'effetto di torri d'uovo in cottura che fa crescere e mantiene leggero il biscotto. Non, in questo caso non stiamo usando lievito.
Voilà. Non va troppo lavorata, quanto la farina ormai è scomparsa. Voilà. A questo livello finiamo con la spatola del pasticcere. In un colpo puliamo i bordi e poi, raschiando dappertutto, solleviamo con la stessa tecnica in modo che non rimangano dei grumi di farina sotto. Voilà. Mettiamo 5 fogli di gelatina nell'acqua fredda a bagnare. Sono mezzi fogli di gelatina, andrebbe a peso. Diciamo che per legare un litro di prodotto si usano un 18 grammi, quindi si può anche pesare grammi. E qui montiamo un mezzo litro di panna e va anche bene. Prendiamo una tasca del pasticcere, mettiamo il beccuccio rotondo, apriamo sulla mano. Ci sono anche oggi delle pratiche tasche da pasticcere in plastica trasparente gettabile. Voilà. Riempiamo. È una tasca un po' rigida e più adatta ai ripieni di carne e di pesce. Ok. E stendiamo dei biscotti l'uno a fianco all'altro, separati da pochi millimetri. In cottura diventerà poi una banda unica che ci permetterà di fare il nostro dolce. È molto più semplice che tenere in piedi un certo numero di savoiardi tutti indipendenti. La tecnica migliore comunque sarebbe quella, nel caso, di mettere un po' di crema o panna sul fondo. La proseguiamo nello stenderli. Poi abbiamo qui appunto un forno da casa, non possiamo cuocere le due tegliette nello stesso tempo e quindi faremo una cottura che comunque è breve. E l'altra dopo. Tecnicamente, quando ho finito di stendere un biscotto, non ho più pressione nel sacchetto, altrimenti faccio dei lunghi pennacchi. Quando stacco, si stacca abbastanza bene. Se invece continuo a premere, mi è difficile il lavoro. Mi preparo già l'altra, che dopo scivolerò sulla stessa teglietta, o solo quella, a casa non abbiamo bisogni maggiori. No, quella mi fa già il dolce. Prendiamo dello zucchero velo e spolveriamo i nostri biscotti prima di passarli al forno. Ok, inforniamo. Possiamo lavorare anche col timer, mettiamo 8 minuti.
dopo aver fatto la seconda teglia di biscotti, mentre la prima sta cuocendo, prepariamo la base interna, che è una panna cotta con una parte di panna montata. Apriamo una da 200 grammi, ne abbiamo presi 800, sono 4 confezioni da 200. Mettiamo tutta la panna. Prendiamo la vaniglia. Noi abbiamo una vecchia tecnica del ristorante, cioè le nostre vaniglie sono, non sono freschissime perché stanno nell'alcol per mesi. Mettiamo dentro i semini e apriamo il bastoncino. Poi, quando è più morbido, col coltellino si taglia in mezzo, si apre e poi col dorso si gratta. Ma in questo caso, e mettiamo dentro tutto, e quindi ci avvantaggeremo del massimo di questo profumo. Siamo vicini alla scadenza degli 8 minuti e sembra il tempo esatto. Apriamo e verifichiamo i biscotti. Quello che dicevo, appunto, che se è asciutto sopra va bene, è un biscotto morbido perché è fatto proprio per essere arrotolato. Qua non facciamo come la televisione, che li tirano fuori senza presine, è per davvero a 200 gradi. Voilà. Prendiamo la teglia per non aspettare una vita, tiro giù i biscotti cotti e metto la teglia nuova, gesto periglioso, ma è andata bene, ok. E inforniamo di nuovo, appunto era calda, e inforniamo di nuovo. Pesiamo 50 grammi di zucchero, in tutto metteremo 150 grammi per gli 800 di panna. Voilà, 50 proprio. Mettiamo dentro la panna, mescoliamo così anche senza cucchiaio, accendiamo sotto e mettiamo la panna a bollire. Quando bolle, sgoccioliamo bene la gelatina che abbiamo messo prima nell'acqua fredda e la incorporiamo ormai fuori dal fuoco, e poi lo facciamo raffreddare per montargli dentro il resto come panna montata. Poco prima di montare la panna, una mezz'ora, possiamo metterla nel congelatore, perché più è fredda e più monta bene. Quindi ne approfittiamo per prendere i lamponi. Per fare poi la salsa, pesiamo 200 grammi di zucchero. Preferiamo fare una salsa molto fruttata, altrimenti nella ristorazione le salse si fanno proprio con salse dolci di frutta, metà zucchero e metà frutta. Qui invece facciamo 200 grammi di zucchero. Lamponi, mezzo chilo di lamponi surgelati e una bustina di gelatina, questa volta in polvere. La salsa sarebbe senza gelatina, noi invece mettiamo la gelatina perché faremo la copertura della torta, semplicemente. Quindi mettiamo la gelatina nello zucchero, mescoliamo un po' e poi ci mettiamo i lamponi. Mettiamo solo un goccio d'acqua per favorire che si sciolga tutto e poi portiamo a ebollizione. Mettiamo poca acqua nei lamponi
e accendiamo il fuoco sotto. Nel frattempo li mettiamo al minimo, un po' di più. E lo seguiamo. Nel frattempo la panna è giunta a ebollizione e mettiamo dentro la gelatina strizzata. Spegniamo quindi. Strizziamo la gelatina e la mettiamo dentro la panna. Mescoliamo solo col pentolino, si può anche mescolare con la frustina, e adesso questa va raffreddata un po' rapida, quindi lo faremo mettendola per esempio nella stessa acqua fredda dove c'era la gelatina. Verifichiamo che galleggi bene senza imbarcare, poi quando l'acqua diventerà un po' tiepida la cambiamo, mettiamo altra acqua fredda in modo che la raffreddiamo più rapidamente che lasciarla a temperatura ambiente. A temperatura ambiente ci mette anche 6 ore a raffreddare. Ora abbiamo una prima mescolata ai lamponi, e lasciamo che si scongelino completamente, che vadano in ebollizione. Se fosse una salsa avremmo messo più acqua, ma qui facciamo proprio la copertura della torta all'interno dei biscotti dopo, quindi è una via di mezzo. Approfittiamo della montagna, il bagnomaria lo mettiamo fuori. Siamo a 3-4 gradi e quindi con un po' di neve di fronte a casa ancora raffredderà prima. Allora possiamo completare la torta o usando una delle tortiere come quelle tedesche, no, che hanno il fondo amovibile. Noi disponiamo di qualche aggeggio quantomeno simpatico, questo permette di fare molti cerchi a seconda e lo facciamo proprio giusto per il piatto. Voilà. Avere due tacche è meglio usarle. Ok, lo facciamo grande così. Va bene. Blocco con un po' di scotch la... il percorrimento è interno, ecco, che non si apre, sì, è questo il percorrimento, va bene, e poi prendiamo della carta da forno. Magari in questo senso non è il migliore, diciamo. Dovremmo farcela con due. Perché è più facile che stacchi, insomma, poi quando apriamo l'anello. Ok. Foderiamo la tortiera, mettiamo dentro un po' l'olio da roccia perché rimane più in piedi, come sempre esageriamo in altezza, non ce ne sarebbe bisogno che sia così alta. Voilà, se con due si fa, anche perché lo stiamo facendo piccolo e alto. Ok. Stacchiamo i biscotti dal tappetino siliconato . Sto usando una spatola . Poi ci
c'è una parte che sarà quella della decorazione e l'altra la parifico, che mi serve anche per tenerla in piedi. Questi bei tocchettini sono buonissimi per fare zuppe inglesi e tante altre cose. Si piega, è un biscotto morbido, no? Prende la forma. Sicuramente ne ho fatti in più. Stacchiamo l'altra. Mi scivolo sotto la spatola, leggermente inclinata. Diciamo che ho cotto tre teglie in due tappetini per non metterci la vita. Voilà. Ancora quella è la zona di taglio. L'ho fatta un po' asimmetrica, ma ho bisogno di questi quattro qua, o di questi qua. Per far combaciare meglio si può tagliare una piccola cosa ancora. Voilà, ed eccola ben foderata. Controllo degustazione. Approvato. Oppure tagliando il biscottino triangolarmente, così con gli spicchi. Si va a riempire il fondo. Non abbiamo voluto fare norme perché tanto per voi sarà virtuale. E un po' di questi tocchettini lì, va bene. Ora, siccome la panna cotta ha un'ottima vaniglia dentro, noi non bagniamo. Altrimenti il biscotto interno si potrebbe anche bagnare, ma tanto l'umidità della bavarese fatta con la panna cotta, in questo caso, per fare semplice, è sufficiente. L'ultima. Ora non lasciamo niente attaccato lì. Questa panna da montare, questa è UHT comunque, cioè abbiamo trovato una panna a lunga conservazione perché non abbiamo trovato quella freschissima. Abbiamo gli ultimi 100 grammi di zucchero, incominciamo a montare e vedrete anche la famosa tecnica da casa, perché ce n'è già abbastanza per schizzare dappertutto. Ora si parte più leggeri. E poi per montare bene se ne uscirebbe, altrimenti servirebbe un contenitore apposta che sarebbe ancora più stretto e più alto. Potrebbe arrivare fino all'altezza delle fruste qua, a questa altezza. Per montare bene la panna l'abbiamo rinfrescata bene, l'abbiamo messa mezz'ora nel congelatore, ma bisognerebbe anche, se si ha una bacinella d'acciaio, si può mettere nel congelatore anche quella, più fredda e più monta. A questo punto, per dargli l'altra velocità, copriamo un po', non è agevole, mettiamo al massimo, andiamo al massimo. Ci fermiamo, aggiungiamo un po' di zucchero, e riprendiamo, altrimenti è una... Abbiamo tolto la vaniglia dalla panna cotta, ci siamo avvantaggiati troppo della montagna e addirittura già tirata troppo, dobbiamo tornare leggermente al fuoco per intiepidirla, deve riuscirsi a
a lavorare come qualcosa di fluido e non di grumoloso come adesso. Accendiamo il fuoco, la lavoriamo durante, perché non incorporerebbe così dura la panna. Solitamente c'è il problema inverso, ovvero non raffredda mai, sia nei ristoranti che a casa, ma qui insomma abbiamo voluto avvantaggiarci di questa montagna. Allora adesso spegniamo già, utilizziamo il calore che è sotto e sciogliamo tutto. Questa torta rapida si può fare anche esclusivamente di panna montata, servendola dopo con la bella salsa al lampone sopra, senza fare la copertura, ma insomma un po' siamo a risparmio, data l'epoca che ci ha toccato per davvero, e un po' facciamo qualcosa di relativamente semplice. Ok, sta... sta perdendo l'ultimo brunetto. L'ultimo colpo alla panna è stata. La panna l'abbiamo fatta ritornare un pelino fluida, aggiungiamo un po' di panna montata. Qui possiamo anche non montare come ho insegnato prima, questa prima parte che si mescola, okay? Mentre invece la prossima, ovvero mettiamo questo composto nella panna adesso. E qui invece finiamo per montarla bene senza più mescolare come una zuppa. E quindi è sempre la famosa tecnica: tagliare, girare, raschiare sulle pareti, sul fondo, ma sempre piano piano. A un certo punto si nota che non c'è più panna montata, grezza, si mescola abbastanza rapidamente questa. Ora qui, tra l'altro, è una panna cotta, molto più leggera di quella fatta solo appunto portando a ebollizione la panna. Non è fatta con le polverine come nei ristoranti, è gelatinata come da ricetta originale. E se la mettiamo in uno stampino piccolo, tipo crema caramel, ci sono anche degli stampini da panna cotta, è un'eccellente panna cotta, molto più leggera della classica, e si può accompagnare come volete, col cioccolato, con i frutti di bosco, con una salsa al croccantino. Allora, adesso mettiamo un primo strato. Usiamo pure questo nella torta. Sapendo che ne faremo due. Voilà. Ok. Adesso mettiamo un altro po' di biscotti, facciamo uno strato interno, un intermezzo che potrebbe anche essere fatto con i frutti di bosco come li abbiamo fatti, ancora più gelatinati e congelati in un cerchio basso, in una tortiera bassa, diventano un disco e da congelato si può mettere tale quale dentro. Ecco, noi mettiamo un po' di lamponi anche all'interno oltre che in copertura. Qua abbiamo la nostra salsa gelatinata, leggermente gelatinata ai lamponi, ne mettiamo un po' dentro, da intermezzo,
la spremiamo. Questa torta va benissimo anche per i bambini, perché come avete notato non abbiamo messo nessuna parte di alcol. Mettiamo in frigo la torta perché la vogliamo più fredda per fare il secondo strato di panna montata, di panna cotta, più che montata. Mettiamo anche la panna montata in frigo, la panna cotta, e tra poco li tiriamo fuori e finiamo la preparazione. Prendiamo dal frigo non il gatto reso fuori, ma la torta. La panna montata. Bloccare questa luce, ok? Non si mangia la panna montata, la panna cotta. La mangiare. Allora, sta tirando già. Ok, ok, mettiamo la panna cotta. Martina, che è un piacere sta gelatina. Ora abbiamo un po' di panna cotta per fare altre cose. Poco a poco. Andiamo con la... salsetta leggermente legata di lamponi, poi la facciamo tutta raprendere fino in fondo, spolvereremo di zucchero di velo attorno e siamo giunti non alla conclusione, la conclusione è mangiarsela. Ecco qua, voilà, ne è rimasto ancora un po' e questo per le colazioni da mattina. Voilà. Eccoci dunque, prendiamo le nostre torte dal frigo, uso il plurale perché ne è uscita anche una piccolina. Ecco qua, quella che abbiamo fatto, e ne è uscita anche una più piccolina, così faremo contenti tutti i vicini, perché assolutamente non sono in condizione, nemmeno con la moglie, di mangiarci tutta sta roba. Allora, ecco qua. Ecco la prima. Piccolina, la grande alta, la sciarlottona alta. Oh. Ancora un po' di zucchero a velo sui bordi. E per il primo compleanno di Liberi.tv è pronta la torta. Quando diventeranno la stampante tridimensionale di pasticceria, la invieremo direttamente a casa.